sicuramente molto forte, e poi successivamente alle cure che ho fatto, ho scoperto di aver passato anche una polmonite durante questi 8 giorni di febbre molto alta. Mi accorgo svegliandomi nel letto che non ho la coordinazione dei movimenti motori. Cioè, volevo fare, volevo alzarmi, volevo camminare, volevo gesticolare con le mani, volevo parlare, quindi volevo fare tante cose, ma il mio corpo non stava più rispondendo a queste mie volontà. Io non sono risultato positivo al tampone, però anche vedendo le lastre avevano visto che avevo avuto anche la polmonite, quindi hanno supposto che io mi ero negativizzato, però col fatto che ero negativo non ho potuto terminare gli esami a Cremona perché non mi potevano mettere naturalmente insieme a dei positivi. E il giorno dopo mi hanno subito trasferito a Pavia. Mi aspettavano perché avevano già ipotizzato da Cremona che io potevo essere un potenziale ex Covid-19 che, oltre ad aver avuto problemi di influenza, polmonite, comunque probabilmente negativizzato, la mia situazione era degenerata in una seconda infezione. Di fatto da paziente e da persona comunque in cura al San Matteo di Pavia sei diventato però anche un caso da studiare. L'interessante di questa mia situazione, tra virgolette, di cavia è stata che tutti i risultati sono sempre stati negativi. L'infezione reale non si è mai trovata. Quindi è riuscito a passare, creare danni. E adesso ci vuole molto, diciamo, per recuperare. Più di una volta, guardando i notiziari, parlando proprio del San Matteo, dove parlavano proprio che attraverso anticorpi di persone già infettate riuscivano a curarne altre molto più velocemente. E più di una volta, vedendo il notiziario in compagnia con questi dottori e gli infermieri, mi facevano la battuta, guarda Paolo, stanno parlando di te in televisione. Questa è stata la cosa che poi dopo ho capito, che malgrado la mia condizione, in quel momento abbastanza grave, perché a Pavia sono rimasto 8 giorni, ero abbastanza in condizioni di semi-mobilità, però almeno da un certo punto di vista sapevo che ero utile a qualcosa in quel momento, essendo probabilmente uno che era guarito dal Covid e da più di un'infezione avevo la possibilità di avere più di un anticorpo magari utile ad altre persone.